originale, quindi tutto nuovo, testo, musiche, qualsiasi cosa. Bene, Cenerentola. Cenerentola è una fiaba che mi è sempre piaciuta, ovvio, da bambino, perché Cenerentola è uscita io nel cinema, io ero nato. La nostra Cenerentola non si rifà assolutamente a Disney, è un'altra Cenerentola ambientata circa negli anni 50, 60, giù di lì, anno più, anno meno. Tutti i personaggi della fiaba ci sono, ma con delle piccole particolarità. Faccio degli esempi. Matrigna e sorellastre di solito sono sempre raffigurate come delle donne non belle, arcigne, eccetera. Le nostre invece, la matrigna e sorellastre, sono belle, molto belle. La matrigna bellissima, che ha due figlie bellissime. C'è un piccolo difetto, sono delle stronze. Quindi ecco lì la particolarità, perché non è vero che brutti e cattivi, no, molto spesso belle e quindi. La nostra Cenerentola non è questa ragazza così dimessa, vive lì perché i genitori sono morti, quindi deve vivere lì e lavora perché gli piace, ma non si fa proprio mettere i piedi in testa. C'è anche il tuo carattere. Poi abbiamo un principe molto particolare, perché è molto particolare perché questo principe ha delle passioni, non gli piace molto fare il principe, ha altre idee, vuole fare altre cose, e quindi non posso raccontare molto perché è la storia di Cenerentola, tutti la conoscete, ma ci sono tante piccole particolarità, tanti piccoli risvolti che fanno seguire la storia. Nulla è scontato, anche se finisce naturalmente che il principe si sposa con Cenerentola, su questo non ci sono dubbi, è sicuro. Anche la nostra fatina è una fatina molto occupata, perché questa fata non è soltanto la madrina di Cenerentola, ma ce n'è tante altre, quindi non può perdere molto tempo con Cenerentola. Anche questa è un'altra particolarità della fatina, che non è smemorata, ma un pochino cialtrona. Questo è un altro aspetto. Poi c'è un personaggio, c'era anche nella fiaba proprio, che è il primo ministro, che è Manuel Frattini, che si chiama Rodrigo, che è a metà tra dar ragione al re, quindi al padre del principe, e dar ragione anche al principe. È un po' il suo aiutante, quello che lo assiste in tutte le sue problematiche. Tutto questo, tutta questa storia è nata perché molti anni fa, 10 ma di più, perché la storia è cominciata nel 2000, io ho incontrato questo uomo vicino a me. E abbiamo collaborato per fare Pinocchio, appunto. Quando lui ha fatto altri musical, altre cose, io anche, poi quando è venuta fuori l'idea di fare Cenerentola, ho detto: questo è un testo molto molto giusto per Stefano, e quindi l'ho chiamato. Lui mi ha detto subito di sì, non ci ha avuto molto per convincerlo. E devo dire che ci siamo trovati molto bene.
molti mesi sono, ci sono serviti per fare questo, questo testo, per puntualizzarlo, perché abbiamo fatto molte, molte versioni, ci siamo arrivati un po' per volta, le idee erano chiare, ma per arrivare al testo definitivo ci è voluto. E, un po', come dire, quando si lavorava insieme, un po' ci perciò, insomma, molto uniti, non abbiamo mai avuto nessun tipo di punti di vista differenti, e questa è la forza di questa, di questo, come si chiama, accoppiata, la forza è questa, che sì, l'obiettivo ci era chiarissimo, e quindi siamo andati dritti verso questo, questo obiettivo. Sapevamo già fin dall'inizio cosa ci doveva essere e cosa non ci doveva essere, e poi adesso tocca a Stefano raccontare un attimo dal suo punto di vista questa accoppiata. Sì, devo dire che è una storia questa che ho scritta a 8 mani con Saverio, nel senso che io ne ho messe 2 e lui 6, perché 4 gli servivano per strappare ogni sera quello che io scrivevo durante il giorno, no? Ed è stato molto divertente, perché in effetti abbiamo rivoltato questa storia, che poi è la storia di Cenerentola, ma vista dal punto di vista di un principe completamente sui generis, uno che pur essendo figlio di un re che vuole smettere di fare il re perché vuole andare via a Acapulco quando è in pensione, non c'ha più voglia e basta, lui voglia di sposarsi, come pretende invece il regolamento di questo piccolo regno che si chiama Microbia e che sta tra il Danubio e l'Arno, però molto più vicino all'Arno che al Danubio, perché trattandosi di lui non potevamo far diversamente, e quindi praticamente non ha nessunissima voglia di sposarsi come appunto pretendono le regole, no? E nonostante questo, alla fine, una serie di, nonostante Rodrigo, no, che gli sta sul collo per convincerlo a fare cose, siamo riusciti a mettere insieme una storia dove poi alla fine arriva Cenerentola sempre con le sue cose, con le sue trasformazioni, grazie a una fata anche quella sui generis, appunto, a fare tutto quello che la favola pretende, no, in qualche modo. Però a me piace questa parola, che la voglio dire perché l'ho già detta in passato, è una storia a catamarano, perché praticamente naviga verso, questa è bellissima segna, che se mai domani la puoi anche ridire, che è il catamarano, è una, che naviga verso la stessa direzione ma su 2 scafi diversi. Da una parte imbarchiamo i ragazzini, i bambini o anche gli adulti che hanno ancora voglia di essere bambini, e dall'altra parte invece imbarchiamo gli adulti che hanno viceversa voglia di trovare degli altri motivi, dei paradossi, che, di cui questa storia è affollatissima. E devo dire che l'aver incontrato lavorativamente dopo 10 anni Saverio è stata veramente perché lui, io voglio dire questa cosa, e tra l'altro la voglio dire in fretta, perché noi abbiamo il nostro ufficio stampa che vi sarete accorti in tenera attesa, no? Allora, prima che gli si rompano le acque, quindi io ne stringiamo in qualche modo. E praticamente Saverio, io sono innamorato di quest'uomo, nel senso buono della parola, però, no? Nel senso che una persona che ha un carisma, un'energia, una lucidità, una visione del tutto, dell'insieme, è incredibile, che me lo fa affascinare ogni volta di più. E con lui, appunto, dopo questo incontro ci siamo ritrovati a buttare allegramente, quasi mi dispiace a me questo fatto che adesso abbiamo finito di buttare, no? Perché siamo alle prove, per cui tutto quello che c'è più o meno c'è, anche se poi con Paolino è un po' un problema, perché lui ogni giorno cambia tutto, per cui è uno spettacolo questo, che noi potremo sempre vederlo da capo ogni volta, no? Sempre con visioni diverse. E ci sono dentro una serie di ingredienti anche divertenti. Grazie a Epson siamo riusciti, con un macchinario straordinario che ci ha messo a disposizione, a fare una serie di sorprese ogni sera. E c'è un'altra azienda di Como che ci ha regalato 100.000 fazzolettini, che nella nostra storia si chiamano anime bianche, con le quali appunto vengono fatte le votazioni, perché c'è un concorso per scegliere la moglie di quest'uomo qua, che poi chiaramente lui alla fine non sceglierà quelli che hanno vinto il concorso, ma dell'altro. Ecco, diciamo che ci sono tantissimi piccoli ingredienti che sicuramente fanno di questa storia di Cenerentola un'altra storia, dove Cenerentola poi è il filo conduttore storico di questa favola meravigliosa, della quale ci siamo un pochino tutti quanti affezionati ad immaginarla per così com'è.
Credo che la differenza sostanziale che abbiamo cercato di infilare qua dentro è proprio la riambientazione, una storia che appunto vive tra gli anni 50 e 60 con tutti gli ingredienti anche di immagine, no, relativi a questa roba. E in tutto questo sicuramente Paolino Ruffini, che come ripeto non ci mette mai due volte la stessa parola, ci fa divertire da morire, e noi andremo a vederle tutte le repliche, perché ogni sera, già adesso a me quando vado alle prove mi fanno pagare dietro, per cui capito, ve lo passo. Grazie, buon... Non c'entri tu adesso, scusa. Catamarano. Ma no, catamarano. Sì. Ma non è possibile. No, scusami. Cos'è questo? Uno, spettacolo musicale. Ah, musicale, vero. Perché è stata la mia prima esperienza questa, e questo è bellissimo. È stata la mia prima esperienza senza i miei amici per sempre. Catamarano, amici per sempre, ricordate questo. E quindi ho inciampato in un personaggio veramente incredibile, che è Stefano Cenci, che l'ho incontrato in una trasmissione radiofonica dove lui fa direttore d'orchestra, fa delle cose molto avanti, gezzarolissime, no? Impegnate, eccetera. Quando mi ha visto a me, che diceva, e qua, che hai fatto tutta la vita, suonato il tamburo, vieni qui. E insomma, praticamente mi ha assolto dai miei precedenti peccati e si è messo a scrivere delle cose sicuramente diverse, interessanti, carine, e sono rimasto sorpreso, perché effettivamente lavorare per una volta con un qualcosa che non è già previsto, perché tutto sommato poi dopo 40 anni con i miei colleghi in qualche maniera tutto quello che mi proponevano l'avevo già sentito, anche perché come diceva il buon Negrini, e noi per 40 anni abbiamo fatto lo stesso disco, io ho cambiato sempre la copertina però, perché era un impegno quello che ci tenevamo dentro, e quindi ci è riuscito proprio a stravolgere questi ritmi anche di metriche e quant'altro, e quindi io mi sono trovato appunto molto molto bene con voi, Stefano Cenci. Savelli, tocca a me? Sì, okay. Ringrazio tantissimo Stefano per le bellissime parole, però devo dire che ha detto due piccole bugie, un piccolo grandi bugie. Una è che non ci siamo conosciuti, io l'ho abbordato come si fa con una donna, dicendo Stefano, io devo lavorare con te, assolutamente vero. E lui mi ha dato questa possibilità facendomi conoscere Saverio e facendomi anche dei provini abbastanza severi, giustamente, e devo dire che mi sento la persona più fortunata del mondo. Già lo ero in precedenza, perché lavorare con Mina Celentano, da Mina Celentano a Tiro Mancino, Morricone e tutto quanto è già una grandissima fortuna. Però devo dire che questa è riniziata la scuola, e io ho tanta voglia di andare a scuola tutte le mattine, nel senso, perché avere due pazzi curiosi come Saverio e Stefano, pieni di entusiasmo. Poi siamo arrivati alla fine, diciamo, della scrittura di questa commedia musicale in maniera entusiasta, completamente entusiasta, e ho conosciuto un cast degli attori incredibili, quindi io credo di essere già in paradiso pur non essendo morto. Grazie.